era un po' di tempo che pensavo di fare un film come regista e quando mi è venuta in mente la storia di questo film ho deciso di essere io a farla come regista. Ma a volte sì, sia nel senso che certe cose sono venute, diciamo, dal mio punto di vista peggio, ma altre volte invece sono venute meglio. Io non mi considero un esordiente assoluto, un absolute beginner, perché così mi vanto, insomma, di provenire dall'ambiente, cioè ho fatto questo film dopo tante sceneggiature. No, è stato tutto molto facile, cioè abbastanza facile. È un film, diciamo, giallo, ambientato nel mondo delle prostitute e perciò doveva essere per forza così. Ma è nato dalla lettura di un articolo di giornale, cioè è una cosa che accade molto spesso, che qualche maniaco uccida le prostitute, e questo mi ha fatto venire in mente che potevano essere loro stesse a cercare di prendere l'assassino, invece di affidare, diciamo, queste indagini alla polizia, perché la storia del film è questa, c'è un maniaco che uccide le prostitute, loro si mettono d'accordo, si coalizzano per essere loro a beccarlo. Ma forse è più facile montare il film quando il cast è composto da attrici, diciamo, donne, perché ce ne sono molte, ce ne sono tante, ci sono tante possibilità. Invece se il protagonista deve essere un attore maschio, specialmente se il film è drammatico, è un po' più difficile. È un film anche di genere, cioè un film giallo, particolare, però tutto sommato, insomma, si appoggia, diciamo, su questa base del genere. Ma si vuole collocare innanzitutto come un film italiano, perché è un film giallo. E pertanto è un film che ha una tradizione, diciamo, più vasta e anche più nobile, diciamo, americana o inglese, però in questo caso il film è dichiaratamente italiano, non finge di essere ambientato in una città X, in una città straniera, il film è italiano. Certo, io vengo da una generazione, diciamo, di gente del cinema che conosce quasi tutto dei film, per cui è inevitabile che girando una certa scena io non abbia pensato, non so, a una cosa che magari era già stata fatta in un certo modo o in un altro. Ecco, questa scena è, diciamo, la cerimonia funebre di una prostituta che è stata assassinata e alcune colleghe sono venute qui a farle compagnia, a portarle questo estremo saluto. E noi abbiamo scelto di costruire apposta questo cimitero così piccolo, e per dare un senso così anche di clandestinità, di una cosa quasi furtiva, una cosa molto chiusa. E in questo film ci sono tantissime attrici, perché ci saranno 50 personaggi. E alcune sono state scelte perché scrivendo la storia venivano in mente certe facce, certi nomi di attrici, diciamo, conosciute. Ma se devo dire la verità, io i personaggi che più amo, che più ho scoperto facendo il film, sono i più piccoli, i minori. E è da loro che ho avuto delle bellissime sorprese. I timori ce l'avevo prima di incominciare, però una volta incominciato sono finito.